Salve a tutti, benvenuti alla sesta ed ultima puntata di Addicted to Nymph. Oggi parleremo delle ninfe di Stonefly, quindi di Plecottero. L'amo che vado a utilizzare è un Doiku della serie P, un amo curved con un gambo abbastanza lungo. Prima di applicare la testina andremo a realizzare le antenne tipiche della Stonefly. Il filo di montaggio in questo caso è un Techstream Standard 8.0 color brown. Per realizzare le antenne andrò a utilizzare del Goose Biot, quindi del biot preso dall'ala dell'oca, che rispetto al Turkey Biot, quindi al tacchino, è leggermente più rigido e più corto. In questo caso la lunghezza non è un problema, visto che utilizzeremo la fibra solamente per le antenne e le code. Inizierò prelevando una fibra e fissandola lateralmente rispetto all'occhiello. È possibile fissarle anche sopra, questo però mi renderà più accessibile l'occhiello in pesca. Vado a realizzare l'antenna senza esagerare con la lunghezza. Tra l'altro l'occhiello mi aiuterà nel mantenere allargate le antenne, anche bagnate. Prendo un'altra fibra, faccio la medesima operazione dall'altro lato. Rimuovo l'eccedenza e rimuovo anche momentaneamente il filo di montaggio. Ora vado ad apporre sull'amo la testina. Testina in tungsteno non slotted, ma svasata di Techstream. Metallic brown. Il vantaggio delle testine metalliche rispetto a quelle tinte con vernice classica è quello di avere tendenzialmente una resistenza maggiore all'urto con i sassi e le strutture che possono trovarsi all'interno del fiume quando la ninfa ruzzola. Quindi teoricamente servono a mantenere maggiormente il colore ed avere anche un riflesso maggiore. Rimuovo quindi l'amo dal morsetto. Come vedete ho le antenne al di sotto della testina. Vado ad incrementare il peso della ninfa aggiungendo del filo di piombo, che avrò il vantaggio di poterlo spingere in battuta contro la testina svasata, che rispetto a quella slotted ha un peso minore, ma che mi dà questa possibilità. Quindi prendo del filo di piombo, come già visto in precedenza vado ad appiattire la prima parte per favorire la conicità del corpo. Vedete come il profilo del piombo risulti alla fine già conico di suo. 8.0 brown e lo vado a fissare immediatamente a ridosso del punto in cui termina il piombo. Faccio un rinforzo nella parte posteriore. Questo cono che vado a fare dietro a dove termina il piombo impedirà al piombo di scivolare all'indietro quando ora andrò a passare attraverso le spire. Le code della ninfa, sempre con del Goose Biot, quindi fibre dell'ala di oca, con il medesimo sistema che abbiamo visto in precedenza, ovvero lateralmente, regolandomi con la lunghezza giusta per non fare una coda esagerata, fisso da un lato la prima coda e dall'altro con un'altra fibra la seconda. Mi regolo con la lunghezza semplicemente tirando la fibra.
Come è realizzato l'addome di questo artificiale? L'addome lo vado a realizzare con del dubbing sovrastato da un'anellatura. Un contrasto cromatico abbastanza accentuato tra l'oliva ed il marrone, che è un po' il colore che poi hanno questo tipo di artificiali, tendente anche allo scuro spesso. Quindi vado a fissare subito l'anellatura. Anellatura che vado a realizzare con dello Stretch Floss Round di Textream, misura large, color olive. Dubbing che vado a realizzare con lo stesso materiale utilizzato per la bianco marrone, quindi del coniglio misto con Angel Hair. Mi fermo in questa posizione qui. Prendo lo Stretch Floss Round e lo avvolgo in senso contrario. In questo punto dove mi sono fermato andrò a realizzare la sacca alare. Quindi prenderò del flashback taglio a punta sempre per favorire il montaggio e lo fisso nella parte superiore dell'artificiale. In questo caso mi fermo un po' prima di dove andrò a ribaltarlo. Dubbing simile come colore all'oliva dell'anellatura, in questo caso si tratta di un dubbing SLF. Inizio ad avvolgere andando indietro sulla sacca per poi tornare avanti e fermarmi a metà in questa zona qui. Questo farà sì che la sacca sarà più pronunciata e più sporgente come quella del plecottero. In questa zona qui è possibile anche applicare delle zampe che spesso vengono fatte con il biot stesso, quindi lateralmente messe così. Non le ritengo in questo caso una cosa fondamentale. Tiro indietro ribaltando la sacca. Anche in questo caso andrò leggermente a sovrastare la sacca per poter poi avere un ulteriore rigonfiamento. Come vedete viene una sacca fatta a scalini, tipica del plecottero. Come avete notato, non ho rimosso la parte finale del flashback. Questo perché adesso andrò a fare una sacca tagliata. Piegherò a metà il flashback.
con le forbici curved andrò a rimuovere la parte, ottenendo la forma esatta della sacca del plecottero. L'ultima cosa che ci è rimasta da fare è spettinare un po' l'artificiale. E abbiamo realizzato il nostro plecottero. Il secondo dressing di Stonefly è figlio della scuola americana. Si tratta di un dressing viene molto spesso utilizzato nei fiumi di questa latitudine del mondo e che io ho semplicemente un po' italianizzato, visto la differenza anche delle dimensioni delle Stonefly che abbiamo qui. Si tratta della Rubber Leg Stone. Di fatto è una mosca quasi di reazione. Spesso mi riesce difficile credere che le trote la prendano per un'effettiva similitudine al plecottero. È quanto di più simile c'è di fatto a una Cernobilante sommersa. Sta di fatto che è una mosca che funziona molto bene e che mi ha salvato da parecchie situazioni complicate, stanando trote anche in buche abbastanza profonde se la faccio particolarmente pesante, in fiumi del centro Italia ad esempio, dove la presenza di plecotteri di buone dimensioni è abbastanza consistente nei mesi soprattutto tardo primaverili, quindi maggio-giugno. L'amo che vado ad utilizzare in questo caso è un Gamakatsu F11B della misura 8, quindi un amo a gambo dritto, e il filo di montaggio sarà un Techstream 80 standard black nero. La faccio molto scura per un contrasto cromatico figlio anche della bianconera, una delle ninfe che maggiormente rendono di più nei nostri corsi d'acqua e non solo. Prima cosa che vado a fare è applicare del filo di piombo di misura abbastanza generosa nella parte centrale dell'amo. L'importante è lasciare comunque uno spazio sul quale poi andrò a fissare la testina dell'artificiale. Blocco il piombo con il filo. Come è realizzato questo tipo di artificiale? È realizzato con del materiale elastico, in questo caso del Stretch Floss Round, però bianca, come quella che abbiamo utilizzato per l'anellatura in precedenza dell'altra Stonefly. Saranno quattro gruppi di Stretch Floss fissati lungo l'artificiale. Il primo si trova in coda. Passo attraverso per allargare maggiormente gli elastici. Dopo aver fissato il primo gruppo di elastici andrò a bloccare quello che sarà il materiale principale per il corpo, ovvero la suede cenil, una ceniglia molto densa. Un buon sistema per evitare di gonfiare troppo fissando con la ciniglia la parte posteriore dell'artificiale è quello di bruciare un po' la ciniglia. Questo la farà diventare più sottile, favorendo un corpo più slanciato, soprattutto nella parte posteriore. Procedo ora col montaggio di quello che sono le zampe di fatto. Altra fibra di Stretch Floss, porto l'amo in questa posizione laterale, sfruttando il peso del bobinatore vado ad applicare le zampe lateralmente, le fermo. Prendo un'altra fibra di Stretch Floss e faccio la stessa operazione dall'altro lato.
Ultimo gruppo di stretch floss sarà quello di fatto delle antenne. Ora prendiamo la sua deceniglia e cominciamo ad avvolgerla sul corpo. Arrivato fra le zampe, passo attraverso con un giro di ciniglia, ribalto le zampette indietro e passo oltre. Come vedete, questo farà sì che le zampe entrino in posizione corretta. Arrivo fino alla testa dell'artificiale, blocco la ciniglia. Passo sotto e faccio un nodo. Ora andiamo a completare l'artificiale regolando le zampe. La prima cosa che vado a fare è le vado a barrare con un pantone nero. Quindi le tiro. Cominciando da dietro, senza accorciarle troppo, ma senza fare nemmeno troppo lunghe, taglio le eccedenze della lunghezza voluta. È importante tagliarle insieme per evitare di averne una più lunga e una più corta. Taglio poi anche, senza tirarle troppo, le antenne nella parte anteriore. Le zampe laterali le devo tagliare a coppie di due dal lato, quindi le tengo tirate in questa posizione qui, avendo cura di non tirarne più una più l'altra, prima quelle davanti. E poi quelle dietro. Non sarà il plecottero più bello del mondo, ma di sicuro è molto molto efficace, grazie anche alla vibrazione data dagli elastici. Una mosca di fatto d'insieme. Un sistema di montaggio del tutto simile alla Montana come mosca, però è veramente molto efficace in alcune circostanze. Potete farla anche più grande, questa è una misura molto italianizzata, il contrasto cromatico è voluto bianco-nero per richiamare proprio l'attenzione del pesce. Vi invito a provarla in delle situazioni in cui non sapete più veramente che pesci prendere. Bene, anche oggi abbiamo concluso con la sesta ed ultima puntata di Addicted to Nymph per questa stagione. Vi ho mostrato due imitazioni profondamente diverse di plecottero, una un po' più italianizzata su un amo a gambo lungo curved, mentre l'altra figlia un po' più della scuola americana, riconducibile come fosse una Chernobyl Ant sommersa. Da provare assolutamente tutte e due quando in giro sui fiumi che frequentate ci sono i plecotteri. Vi ringrazio per aver seguito con attenzione questa serie, vi invito a lasciare nei commenti il vostro pensiero su quella che è stata la prima stagione di Addicted to Nymph. Se avete consigli o semplicemente avete delle richieste particolari riguardante la pesca con la ninfa e la costruzione della ninfa, lo potete scrivere qui sotto nei commenti. Grazie a tutti.